Hola mi gente, what's up my peoples? Team Hassi com'è? È il tuo ragazzo Hassi che ti sta parlando. Siamo qua oggi riuniti, 9 febbraio 2018, nonché giorno del mio 25esimo compleanno, quindi fatemi gli auguri perché sto diventando vecchio, perché ho deciso con voi di inaugurare questa mia nuova rubrica in formato vlog, che si chiamerà Beyond the Oris, BTA, oltre l'artista, e quindi questo è il mio piccolo clip introduttivo per il primo episodio. Vi porterò con me al di là di quello che è l'aspetto musicale, quindi nell'aspetto più privato e introspettivo della mia vita, senza scendere troppo nei dettagli e nell'intimità, e vi darò modo di vedere quelle che sono le situazioni che sono a me molto care, le persone a cui sono affezionato e quello che poi ritroverete nella mia musica, quindi anche quei contesti che mi danno modo di tirar fuori le idee, di sviluppare idee che sono molto utili a fare la mia musica. Quindi bando alle ciance, Beyond the Oris parte oggi, 9 febbraio 2018, partiamo con il quarto capitolo di Italy to Cali, la quarta trasferta. Basta con le parole, vai col video vlog. Gia! Caro Team Hassi, questo quarto capitolo di Italy to Cali prende una svolta imprevedibile. Ci troviamo a Francoforte, volo perso. Vabbè, ci sta, rimarremo qui per la notte e niente, domattina si volerà per la volta di LAX. E un ringraziamento a tutta Lufthansa per avermi sistemato con questo volo gratuito. E niente, we on to the next one. Yeah, yeah. Giorno 2, Italy to Cali. Forse oggi riusciamo a prendere l'aereo che ci porta a Los Angeles. Forse. Tour molto rapido di una stanza di Airbnb dove ho alloggiato questa notte. 56 euro per tutto questo ben di Dio. Non male, eh? Detto ciò, si pronti. Si pronti, si parte. Dislessia. Si va. Los Angeles. West Side. Team Hassi in the building. Mentre qua non si vede tanto, ma durante questa notte le cose qui si sono fatte un po' fresche, devo dire. Niente, si va direzione Terminal 1 di Francoforte. Andiamo a prendere il bus per non mancare l'appuntamento con Los Angeles, se no finisce male, molto male. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in aeroporto, andiamo verso i gate tra gli sguardi storti e tedeschi. Mi sa che sto giro Italy to Cali succede per davvero. Team Hassi, we yeah. Ci siamo quasi, 20 minuti e terminiamo. We almost there. We on it. Ragazzi, ci siamo, ce l'abbiamo fatta dopo mille domande consuete. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato i bagagli con tutto al loro interno. Adesso provvediamo a spostarci dall'aeroporto verso la zona e ci siamo. Italy to Cali is gonna happen. Abbiamo appena preso il bus, la dislessia è dovuta al jet lag. Valigie caricate, andiamo alla Hertz a sentire se riusciamo a spostarci con prezzi ragionevoli. Appena arrivati nella cittadina di Beaumont, guardate come mi dà il benvenuto, regà. Non vi meravigliate se venite in California e non avete più voglia di ritornare via. Guardate un po' che roba. Full West Side Mode, turn all the way up! Yeah! Giorno 2 di questo quarto episodio di Italy to Cali. Siamo io e il bolide che dovremo andare a restituire in giornata. Una bellissima giornata soleggiata e molto mite nella
cittadina di Beaumont, California, Lord, you know that. E partiamo. Giorno 2, Italy to Cali, parte 4. Siamo qua con mio fratello Eric from Raid Empire. Dategli un follow, Eric Raid Empire. E ci saranno un bel po' di novità tra noi due. Italy to Cali, all day. You know it's gonna be popular, right? Yup. Stay tuned. That's right. Italy to Cali, giorno 2. Siamo in compagnia di Tony. Ci saranno un po' di collaborazioni delle produzioni che usciranno, quindi state collegati. Official Hassi, Team Hassi, we getting it. E visto che non ci facciamo mancare niente, il mio fratellino qua non si fa mancare lo stile anche quando si viaggia per strada. Mi presento, Christian. West Coast, Best Coast, baby. Right. La sua nuova Charger. Stop bragging. Boom. O così o niente, no? West. Giorno 3 di questo nostro Italy to Cali, quarto capitolo. Oggi giornata all'insegna dello smaltimento del jet lag. Ci troviamo nella bellissima Man Town, nell'Inland Empire. E ci stiamo facendo una camminata giusto così per sgranchirci un po' nel momento più magico. It's the golden hour, baby. Fantastico. Italy to Cali, oggi giorno 4, sera tiene in famiglia con Monica. Michelle and Jonathan, we're here. Siamo nella bellissima Redlands, andiamo a farci un giro prima di mangiare un boccone e niente, ci prepariamo al giorno seguente, al giorno dopo, che poi vedrete cosa succederà. E quindi, mio caro Timassi, ci troviamo nella bellissima Redlands, che per l'occasione chiude le porte al traffico e sostanzialmente ha un piccolo mercatino dove si respira veramente aria d'estate. È fantastico. Che passò, Monica? Cali, compleanno, 25esimo compleanno con tutta la famiglia, siamo a Eureka in Redlands e non c'è cosa migliore che festeggiare il tuo compleanno lontano da casa ma sempre in famiglia. E questo compleanno è ancora un po' più speciale, adesso vi spiego il perché. Questo ragazzo qua dietro, Johnny, sono 4 anni che non lo vedo, ci siamo conosciuti nel 2014 a Costa Mesa ed è andata così. Era il periodo che io stavo facendo breakdance, ballavo. E ci siamo conosciuti in un club quella sera, io avevo il portafoglio e il passaporto in mano. Senza pensarci ho detto, Johnny, gli ho lasciato il portafoglio, gli ho lasciato il passaporto in mano senza conoscerlo. Tutto è andato liscio, ci siamo tenuti in contatto per tutto quel periodo. 4 anni dopo, bam, si presenta per il mio compleanno. Non vi dico nulla di più, lo vedrete molto presto in un mio video. Italy to Cali, it's all about family. Famiglia. Yeah. What's up, family? Yeah. Stay tuned.